Alles zusammen. Und dann gibt es die slawische Sprache, die romanische Sprache, die germanische Sprache und carissimi amici italiani, un saluto da parte mia per la vostra festa oggi. Durante la messa ho detto sono i primi 10 anni della comunità cattolica italiana dell'Untermain. Oggi, quando festeggiamo 10 anni della comunità, ci rendiamo conto che sono i primi 10 anni, che andiamo avanti con tante persone, con tanti bambini, ragazzi, adulti, e sono contento di salutarvi tutti. Nel libretto che Luigi ha fatto con tanti altri, ho scritto che guardo indietro a 10 anni della CCU con molta gratitudine. Mi ha impressionato in particolare l'impegno che le hanno regalato i suoi 2 portavoci, la signora Anna Gigante e il signor Luigi Fuso,
e i tanti, tanti altri che hanno permesso alla comunità di nascere e di crescere. Anna oggi non può venire. Dopo un intervento allo stomaco, Anna Gigante si sente ancora troppo debole per stare in piedi tanto tempo. È per questo che mi ha pregato di riferirvi i suoi affettuosi saluti e il suo dispiacere per non essere qui con noi oggi. Forse dovremmo far circolare un piccolo saluto, un pensiero che poi spediamo con una lettera, così che sente anche la nostra vicinanza in questi momenti di malattia. Anche un saluto dal Vescovo, che è contento che gli italiani qui a Lutermain crescono e fioriscono, e della sua benevolenza vi do un piccolo regalo, un piccolo contributo alla cassa della comunità, perché anche i soldi insomma contribuiscono in qualche momento. E così di tutto il cuore vi auguro una bella domenica prima d'Avento e poi buon proseguimento. Che Dio vi benedica tutti. Grazie. Cari presenti, come portavoce della comunità cattolica italiana del Lutermain, è un grande piacere per me e sicuramente anche per voi ritrovarci così numerosi oggi qui nel Martinus House. Da heute deutsche Gäste mit uns feiern. Erlaubt mir, ein paar Wörter auch auf Deutsch zu sprechen. Die ersten Italiener kamen vor über 50 Jahren nach Aschaffenburg und jeder von uns beherrscht mehr oder weniger die deutsche Sprache. Wenn ich daher Deutsch rede, hoffe ich, von allen verstanden zu werden. Euch allen herzlich willkommen zu unserer traditionellen Adventsfeier. Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Bestehen unserer Comunità Cattolica Italiana del Lutermain. Das ist ein guter Grund zu feiern und auch zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Ich begrüße sehr herzlich Dom Kapitular Dr. Jürgen von Dran aus Würzburg, der unsere Kommunität vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat. Unsere franziskanische Seelsorge, Fra Alberto und Fra Corradino, zusammen mit Sor Francesca, Sor Liliana und Sor Paola. Herr Oberbürgermeister Klaus Herzog und Herr Dr. Hans-Bernd Schmidt, der unsere Messe mit seiner Orgelbekleidung bereichert hat. Vielen Dank, dass Sie uns Einladung gefolgt sind und sich Zeit für uns genommen haben. Wir haben für Sie ein kleines Präsent mitgebracht. Bitte schön. Einen herzlichen Gruß geht auch an Frau Melanie Pollinger,
von Magneto. Und Bernhard Fuchs vom Sonntagsblatt, die über unsere Kommunität berichten werden. Vielen Dank dafür. Wie bereits erwähnt, existiert die Comunità Cattolica Italiana del Gruppo Main seit 10 Jahren. Dank Herrn Don Capitular für uns Don Giorgio, damals noch Pfarrer und dann Dekan in Aschaffenburg, hat sich eine italienische Gruppe gebildet, die immer mehr als Brücke zwischen den Bürgern und der Kirche fungiert. In den vergangenen 10 Jahren haben wir vieles zusammen organisiert und erreicht. Alles hier zu erzählen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen und den Rahmen sprengen. Diese Informationen können Sie aber nachlesen. Zur Feier unseres Jubiläums haben wir eine Festzeitschrift in italienischer Sprache erstellt, mit sehr vielen Infos und Fotos über unsere letzten Jahre. Dank der Unterstützung einige Sponsoren haben Sie die Möglichkeit, diese für nur 1 Euro zu erwerben. Lasst euch die Gelegenheit geschenkt gehen. Diese Festzeitschrift wird später im Saal verteilt. Solo una cosa vorrei spiegarvi personalmente in breve. La Comunità Cattolica Italiana del Gruppo Main ha voluto modificare il proprio simbolo. Sull'originale era rappresentato l'immagine della Madonna con la Santa Kirche. La chiesa nella quale abbiamo celebrato il convento dei Cappuccini è stata la sua dimora per tutti gli anni che ha vissuto in Germania e dove ha celebrato le sue ultime messe prima di ritirarsi in Italia. Così si chiude un cerchio. Un francescano che parte, 5 più che arrivano. Da qui l'idea di dare alla comunità cattolica italiana del Gruppo Main un nuovo simbolo che sicuramente non avrà più motivo di cambiare. Siccome l'impronta francescana in Aschaffenburg sarà indelebile. Ringrazio il signor Michel Svetkow per avermi aiutato gratuitamente nella digitalizzazione del simbolo e mio figlio Marco per l'aiuto al computer nella realizzazione di questo giornalino. In nome della CCU, un grazie particolare a tutti coloro che hanno partecipato alla creazione di questo abbondante buffet. Grazie mille. A questo punto un grazie anche alla nostra cara Rita Masina, che investendo tanto del suo tempo libero, ha preparato con cura questa ricca tombola. Cara Rita, grazie da tutti noi e permettici di consegnarti un piccolo pensiero con il ringraziamento per tutti gli impegni di cui ti sei fatta carico quest'anno. Grazie. Non c'era stato bisogno. Tutti conosceranno la Maria di Rita. Faccio la collezione. A questo punto ringraziamo anche il padrone di casa, il signor Rudolf, Hausmeister von Martinushaus. Ohne ihn läuft nichts hier. Vielen Dank, Rudolf. Naturalmente un grazie di cuore lo rivolgo anche a tutti voi della CCU che in questi anni avete sempre aiutato, come anche oggi, e accompagnato tutte le nostre varie attività. Ich gebe jetzt das Wort an unseren Herr Oberbürgermeister Klaus Herzog, der uns gerne ein paar Grußworte sagen möchte. Und danach bitte ich Frau Alberto, das Buffet zu segnen und zu eröffnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Freunde, die Stadt Aschaffenburg gratuliert den Mitgliedern der Comunità Cattolica Italiana del Gruppo Main. Ich habe auch ein Geschenk mitgebracht für Ihren Sprecher. 2 Flaschen Aschaffenburger Wein.
Der ist nicht so süß wie der italienische Mann. Aber auch gut. Bitte schön. Vielen Dank. In Aschaffenburg leben 70.000 Frauen, Männer und Kinder. Und wir freuen uns über die Gäste aus Würzburg, lieber Jürgen. Wir vermissen den Jürgen. Ja. Deshalb ist es gut, wenn er immer kommt. Sie, liebe Freunde, sind ganz wichtig für die Stadt Aschaffenburg. Sie bringen Lebensfreude in die Stadt. Sie sind fleißige Leute. Die Kinder gehen zusammen in den Kindergarten, in die Schule. Ihre Kinder studieren in Aschaffenburg. Sie wohnen in Aschaffenburg. Und so sind wir in Aschaffenburg eine große Gemeinschaft, vereint im Christentum. Schön, dass Sie da sind und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Amici, cari partecipanti, non dobbiamo dimenticare l'impegno del nostro Luigi. Anche noi, tutta la comunità cattolica, abbiamo anche un pensierino per lui, perché lui praticamente si è offerto, ha mostrato un sacco di impegno. Allora, per questo gli diciamo grazie e facciamo volentieri anche un applauso. Grazie. Allora, devo stare a tutti per dire il panno, e poi abbiamo il governo, signori, vi prego sia quello che si facciamo insieme un canto di benedizione. E il cibo che ci dai, alleluia, ti ringrazio mio Signor, alleluia. Partecipi della messa celeste per Cristo nostro Signore. Amen. Buon appetito a tutti, buon appetito. Grazie. Mein Name ist Leander Müller. Ich bin heute hier, weil ich die italienische Sprache liebe und auch das Italienische, weil ich das in der Zeitung gelesen habe, dass heute hier diese Versammlung ist, dieses Jubiläum. Es gefällt mir hier sehr gut, man lernt neue Leute kennen und vielleicht auch ein bisschen die Sprache noch mehr. Io adesso parlo in italiano. Io di nascita sono tedesca, però sono stata sposata più di 30 anni con un italiano. E così il popolo italiano per me è molto familiare e mi sento proprio a mio agio di essere in compagnia di italiani. Questo è il motivo perché io frequento volentieri questo ambiente qui. Ich bin nur hier eingeladen, weil meine Freundin hier als Dolmetscherin eingeladen wurde. Gut, ja. Gut aufgenommen, so weiter. Ja. Ich freue mich, heute dort zu sein unter den italienischen Kollegen, wo einmal im Jahr zu Weihnachten wird dieses Fest gefeiert, Weihnachtsfeier. Und treffen auch mehr Landsleute. Ich bin schon 46 Jahre schon in Aschaffenburg, Kreis Aschaffenburg. Ich habe drei Kinder und alle drei studiert. Einer ist Rechtsanwalt in Aschaffenburg, ist selbstständig Rechtsanwalt. Und einer hat studiert sehr gut. Und meine Landsleute auch hier. Aschaffenburger Leute, deutsche Kollegen, deutsche Freunde, finde ich sehr gut. Noch mehr kennen, mehr Kollegen kennenlernen, mehr deutsche Kollegen, auch Italiener, zu rein bei uns und bei uns treffen.
Mein Name ist Sonja Wilhelmi Müller. Ich komme aus Seligenstadt. Mir geht es sehr gut, obwohl ich noch keinen Wein getrunken habe und noch nichts gegessen habe. Ich komme durch den Luigi Fuso hierher. Ich hatte im Sommer das Vergnügen, die gesamte Gruppe oder eine kleine Abordnung dieser Gruppierung kennenzulernen bei der Firma Linde, wo ich als Dolmetscherin gearbeitet habe. Und so kam der Kontakt zustande und ich wurde sozusagen schon im frühen Sommer zum ersten Advent eingeladen und bin gerne hierher gekommen und war auch im Gottesdienst. Italienisch. Adesso è troppo bello tutti stare uniti. Una bellissima giornata per avere fatto 10 anni di comunità, bellissima. E comunque siamo contenti che abbiamo un avvicinamento con la nostra cultura italiana. Sì. Grazie, altrettanto. Ja, wir sind hier, weil wir feiern die 10-jährige Jubiläum. Ne, und wir sind seit 10 Jahren dabei. Wir fühlen uns auch ganz gut, weil sind alle gute Freunde. Und, bitte. Es ist halt schön, immer mitzumachen und viele italienische und deutsche Leute zu sehen. Es ist einfach, wir fühlen uns halt sehr wohl. Es gibt hier Pasta. Ja. Es gibt viele, nicht nur Pasta. Und gute Stimmung. Ja. Super. Bitte schön. Ja, ich bin da in Sindaugen, Estelmann, mit zusammen meinen Kollegen schon 10 Jahre. Padre Fernando schon weg, unsere italienische Community gemacht. Ja? Und heute sind zufrieden, haben wir 10 Jahre zusammen mit unseren Landesleuten und mit dem Bürgermeister, mit Don Giorgio und mit Dr. Schwind. Wunderbar. Das ist ein schöner Tag bei uns da. Ist da viele Regionen, viele Dialekte und viele Essene gemischt. Wunderbar. Buongiorno, sono qui perché prima domenica di Advento. Io sono polacca, però già tanti anni maritata con mio marito, bellissimo Michele, e lui mi ha spiegato che uguale abbiamo comunità italiana come polacca in Aschaffenburg e siamo tu per soprattutto per mangiare e per salutare tutti gli altri italiani. Vi auguro tantissime, bellissime, un'altra 3 domeniche e dopo buon Natale. Ciao Lucia. No. Pace bene, mi chiamo Fra Alberto Nofri, sono il missionario italiano della comunità cattolica dell'Untermain e siamo qui per festeggiare insieme il decennale di fondazione della comunità e siamo felici come comunità missionaria. Non sono l'unico responsabile della missione, ma ci sono altri 4 membri, un altro fratello, Fra Corradino, sorella Francesca, sorella Paola e sorella Liviana, con cui lavoriamo e cooperiamo per la missione italiana cattolica nella diocesi di Würzburg. La nostra comunità a breve termine sarà presente ad Aschaffenburg nel est convento cappuccino, dove ci occuperemo della comunità italiana ma anche di tutti i fedeli cattolici della città che avranno il desiderio di incontrare un'esperienza, una spiritualità francescana. Die Stadt Aschaffenburg gratuliert der Comunità Cattolica am Bayerischen Untermain zum 10-jährigen Bestehen und wünscht allen Mitgliedern eine gute Zukunft. Sono contento che sono alla festa italiana, mi hanno invitato tutti, che io sono di Waldschaft, ho la famiglia mia, i miei fratelli stanno tutti a Kolbach, famiglia Masilla. E per questo sono venuto qua a vedere pure tutti i fratelli, tutto il sindaco di Aschaffenburg e sono tanto contento che sono stato alla chiesa italiana, ogni mese fanno ogni 4 settimane la chiesa italiana e sono venuto e vengo sempre. Sono contento di essere a Aschaffenburg, sono da 44 anni a Aschaffenburg, la mia famiglia pure
passati 48 anni a Schaffenburg mi è spento. Come? Carissimi amici, vi salutiamo. L'ultima volta che ci siamo visti è stato dentro il parco di Kleinbarschat, abbiamo fatto una bellissima grigliata e oggi siamo contenti di festeggiare il nostro anniversario di 10 anni della Comunità Cattolica Italiana Untermain. Niente, ci stiamo divertendo un sacco, mancano un sacco di persone che hanno contribuito a questa festa, però fa niente, siamo noi, festeggiamo noi e spero di festeggiare ancora tanti di questi giorni insieme a tutti della città. Grazie, ciao. Abbiamo organizzato una piccola tombola dove ognuno di noi potrà prendere dei piccoli tagliandi e potrà partecipare alla tombola. Saranno sempre a disposizione anche dei regali che potremo vedere anche sul tavolo qua a disposizione. Invito tutti a partecipare perché i premi sono tanti, sono belli e sicuramente ci saranno delle sorprese. Grazie e vi auguro ancora un buon proseguimento. Ciao! Also ich gehöre zu dieser liebenswerten italienischen Gemeinde seit 10 Jahren und spiele nebenberuflich Kirchenorgel und freue mich immer, den Gottesdienst mitgestalten zu dürfen. Und Italien ist meine große Leidenschaft. Ich habe ein kleines Haus in Ligurien mit vielen lieben Freunden und spiele dort auch zur Messe und zur Hochzeit. Sono contenta di essere qui presente oggi con la mia comunità alla festa dei 10 anni della comunità italiana dell'Untermain e spero vivamente che questa comunità cresca e si sviluppi e noi possiamo il prossimo anno essere qui presenti per poterla accompagnare nel nostro cammino e all'interno della nostra comunità italiana della fraternità. Grazie. Perché io sono contenta, è bellissima, una bella festa, noi siamo noi italiani, ci vogliamo bene, col Burgermeister, con il Don Giorgio, il prete Don Giorgio, sono molto felice di stare qua in compagnia, con tutti gli italiani. Sono molto contento di essere tornato da Schaffenburg oggi per la festa di 10 anni della Comunità Cattolica Italiana dell'Untermain. Sono sempre emozionato quando torno nella città in cui sono stato parroco per 10 anni, 10 anni bellissimi in cui anche con voi italiani ho tanti ricordi delle feste, delle nostre messe, dei battesimi, anche dei funerali in cui noi insieme abbiamo pregato e ci siamo consolati a vicenda. Vi auguro di cuore buon proseguimento, cresca e fiorisca la comunità italiana qui all'Untermain finché Dio sarà per noi tutto in tutto. Lasciamo perdere, che ora ne pensate?